In realtà nel 1960, quando c'è stato Vittorio Emanuele, con lui l'unità d'Italia, subito si è destinato, vedendo questa bellezza di questo palazzo, si è destinato alle province, quindi a creare l'unità d'Italia, e che abbiamo anche il trattato della condizione. Inizialmente gli affreschi sono molto belli perché rappresentano appunto la donna rappresenta l'Italia e accanto a sé con altre fanciulle che sono una e sciacca, perché inizialmente, infatti se voi guardate bene lo stemma, inizialmente abbiamo queste serie di strade, c'erano le portiere della zona, quindi si è creata